Il mondo si pone una domanda. Perché ho attaccato gli Stati Uniti? Per più di un secolo gli Stati Uniti hanno tenuto il mondo in un perenne stato di conflitto. Più e più volte abbiamo visto gli esiti catastrofici di queste politiche militariste e belligeranti. Queste guerre non hanno mai portato alla pace. Queste guerre hanno soltanto alimentato altre guerre. Gli Stati Uniti hanno dettato la linea solo perché erano i più forti. Ma ora non è più così. Non è l'inizio di una guerra, ma la fine di tutte le guerre. Dopo San Francisco, il mondo libero si era rivoltato contro Atlas. Iron si era chiuso nella sua base di New Baghdad, tagliando qualsiasi contatto. Entrambe le parti sapevano che cosa aspettarsi. Dovevamo volare con la 37esima aviotrasportata nella fase iniziale dell'assalto, per poi separarci e infiltrarci nel centro di comando di Atlas per prendere Irons. Per Cormac era la fine di un viaggio. Un giorno che aspettava da 5 anni. Cambio di programma. Dovrete spostarvi da nord-est e coprire la squadra blu mentre sorvola il bersaglio. Ricevuto. Credo avremo vita facile. Fossi in te aspetterei a dirlo. Non mi giocherò tutte le carte in una volta. Avremo un solo tentativo per catturarlo. Sarà sufficiente. Lo so. E non provate a morire, non prima di aver trascinato Irons davanti all'Aia. Non vedo l'ora, signore. Ok, buona fortuna. Non c'era altro da dire. Sapevamo che cosa andava fatto. Era l'inizio della fine. Almeno per uno di noi. Era l'inizio della fine, oh mio Dio. Accelerazione! New Baghdad, tipo ex unità d'assalto. Oh mio Dio, ragazzi, davvero male. 1 verso APC, Romeo Victor Naut, 5.000 piedi. Ricevuto. 5.000 piedi, questo mantenere è l'importante. Mantenere volo radente fino a New Baghdad. Kimping chiudo. Unità Sentinel, ascoltate. Ingaggiare chiunque sia privo di segnale Sentinel. Ok, salve. Oh... Puoi invertire i comandi per il beccheggio in volo nel menu opzioni. Oh! Madonna mia, sì, in effetti sarebbero molto... molto meglio, ma... Madonna, ragazzi... Ah! Mi fanno guidare il caccia, sì, mi gasa un sacco questa cosa, sappiate. Ah, c'era il trucco per rallentare, Orco cane, non mi trovo quei tasti. Non mi trovo quei tasti, ragazzi. Orco cane, il turbo. Scusate. Sono bassissimo, signore che mi segue, ma è tutto invertito, è un casino. Ops, salve. Mi sono schiantato. Madonna mia. Fortuna che queste cose sono abbastanza indistruttibili. Oh, oh, oh. Ma no, non riesco con questi comandi. Aspettate, opzioni. Postazione di comandi, movimento. Quali sono quelli del beccheggio? Dai Dio, dai Dio. Qua è un casino, eh. Vabbè. Ah, eccolo qua. Inversione beccheggio in volo. Fatto. Ricevuto pollo. Attacco a Ola. 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 Oh. Finalmente mi trovo. Ma non potevano invertirli subito. Per non schiantarsi così. Oh. Aro tutto. Ecco, ha fatto facendo un devasto, ragazzi. E cosa dovrei fare? Il turbo.
Oh mio Dio! Questo mi ricorda molto Black Ops 1 invece, però lì era l'elicottero, questo è fatto molto più figo. Come occhio alle ali? Perché potrei toccarle dentro ovunque, vero? Madonna mia, che figata! Ragazzi, sono stragasato, non ci crederete, ma sono veramente esageratamente gasato. Oh mio Dio, che figata! Oh, New Baghdad, ci siamo già stati. A 1,5 km. Perfetto. Sequenza di lancio. Pilota automatico inserito. Lancio riuscito. 1200 metri al bersaglio. Cosa è successo? Missioni energetiche. Entriamo in modalità furtiva. Ricevuto 01. Addirittura. Addirittura invisibili? 2-1. Direzione 315 a quota 2400. Bersaglio a 2000 nautiche di distanza. Passo. Connessione alla rete del campo di battaglia. Il bersaglio principale è il centro di comando da cui Irons dirige le operazioni di Atlas. La città è difesa da una serie di torrette antiaeree. Vanno distrutte o possiamo scordarci il centro di comando. 200 metri al bersaglio. Scollegare e prepararsi all'atterraggio. Bene ragazzi, salve. Mi rendo conto di essere un coglione perché non ho premuto F9 dopo che ho stoppato perché caricasse la mappa. Praticamente siamo arrivati con queste specie di motorette, ci siamo schiantati qua e niente, siamo stati in piedi, adesso andiamo avanti. A posto. Quindi niente di che, tranquilli. Oh mio Dio, che mi attacco così. Ilona, oh c'è Ilona ragazzi, c'è Ilona, salve Ilona. Cioè potevi anche saltarmi, invece di urlare dove sono i nemici, salutami. Ah, non vi aspettavate di trovarmi dietro, No, quello fatto era nostro però. Non è che quelli erano dei nostri. Oh mio Dio! Questa è stata una sborrata. Perfetto. Oh mio Dio. Dai, dai, all'obiettivo! Cazzo, mi ha fatto diventare così rosso? Cosa devo fare per distruggere quei cosi, ragazzi? Non può danneggiare questo veicolo, quindi... Dobbiamo liberarci di quelle torrette! Ah, ho già capito! Posizione all'obiettivo! Eliminiamo le torrette! Ricevuto! Forniamo fuoco di soppressione! Però fornitelo sto fuoco di soppressione, Dio! Cioè, non è che posso andare su, fare pro, voglio distruggere le torrette, Madonna mia! Mi incazza! Avanziamo verso l'obiettivo! Mi incazza perché... Mi innervosisco, cosa fa questo qua davanti? Deviamo e sfondiamo le linee nemiche per supportare il 95. E tu cosa cazzo sali? Esplodi, cadi. Madonna mia, ogni tanto tira di quelle laggate esagerate, ragazzi. Qua, questa missione è ottimizzata un po' del cazzo però, È troppo. Forse boh. Ogni tanto perde tanti FPS qua, Non so, vabbè. Non importa, è normale. Però anche evita di fare ste laggate pesanti, è meglio. Perché così io proprio non riesco a giocare. Cos'è sta perdita di FPS? Un lag pesante questo, ragazzi. No, quello è il nostro. Ci sto lavorando! Non davanti alla torretta così però! Giù di sotto! Giù di sotto! Vai che entro nella torretta e arro tutti adesso. Merda, però vai, stai calmo però, Forza, salta giù. Bravo. Bene, Mitchell, ma non è finita. Contatto, terzo piano dell'obiettivo. La vedo. Ah, sì. Una andata. E questa qua però abbiamo un unico problema che è... Che non riesco a distruggerla questa. Devo recarmi dalla torretta dall'altro lato. Porca puttana. Dio.
Santo, devo forse prima buttare giù gli erzi. Ok, perfetto. Cadete. Cadete. Cadi. A posto. Bene, ragazzi. Stiamo già procedendo bene. Ma aspetta, come cazzo distruggo la torretta qua sopra? No, io pensavo di andare dall'altra torretta, ma ora che ci penso, no, 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 no. Beh, rientra così almeno non muori. Poi vai su da questo qua sopra che è meglio. Adesso osservate la mia proagine, eh. Oh. Te l'aspettavi? No, non te l'aspettavi. Fatto, ragazzi, fatto. Avete me in squadra, di cosa vi preoccupate? Cazzo è sta granata che arriva? A posto. Ok. Dove devo andare, ragazzi, adesso? Raggruppiamoci. No, così però. Ok, a posto, sono vivo. Io con 4 mi sembro di jetpack, vabbè. Mi sono raggruppato. Come cazzo faccio a distruggere questo col rapino? Oh mio Dio. Oh mio Dio, che cosa esagerata questa. Ok, perfetto. Madonna mia, come lagga sta missione. Perché non posso distruggerlo col rampino quello lì adesso? Avanziamo verso il centro operativo. Lol. Oh mio Dio, guardate. Bam! A parte il lag adesso che c'è, è comunque una figata assurda. Poi i tizi fanno sempre la stessa faccia quando succede questa cosa. Questi però mi sa che sono nemici, non sono mica amici questi. Oh, fortuna che non mi hanno visto. Quest'arma qua cos'è? Ah, una merda. Però va bene così. Ah, ce n'è un altro? Ma io non perdo tempo allora. Vado subito a destinazione. Ciao Ilona, sto arrivando. Intanto mi butto sopra qua. Adesso mi tirano una rata. Porca puttana, no, no, no. Non mancare. A posto, guarda, a posto, a posto. Perfetto. Mezzo pesante Atlas. Fatto. Al riparo o ci spazzeranno via tutti. Fatto. Laggiù c'è un deposito di armi. Mitchell, vai con lui e prendete gli Stinger. Oh no, stanno arrivando altri, cazzo. Secondo me è perché ci hanno fatto arrivare troppa roba che lagga, eh. Sinceramente, perché ci arriva troppa roba, arriva il mondo qui. Questo livello è ottimizzato un po' da culo. Spero che nel video voi si veda più fluido possibile. Sciame di droni. Che cazzo fanno? Oh mio Dio, qua ci catturano. L'ha fatto, cazzo, l'ha fatto davvero. Che succede? Nox a terra, serve evacuazione medica immediata. No, è Manticore. Dobbiamo andarcene, tutti quanti. Chi era questo? Su di noi non funziona. Irons l'ha reso inefficace sulle sue truppe. Noi tre siamo stati immunizzati. Questo è Manticore, cazzo. Aia. È immunizzato il cazzo perché c'è. Ecco. Tenete duro. La vittoria è vicina. Guardatevi intorno e vedrete i nostri nemici cadere ai nostri piedi uno dopo l'altro. Ciascuno di voi ha il potere di cambiare il mondo. Sì, subiremo altre dolorose perdite, altre tragiche sconfitte, ma non dubitate, alla fine vinceremo. Presto avrete la sicurezza che desiderate, la sicurezza
Cazzo, ragazzi, oh cazzo. Accelerazione, missione compiuta. Oh mio Dio. Ci hanno catturati. Secondo me vince Irons. Lo scopriremo nelle prossime missioni, ragazzi. Io vi saluto qui. Ci rivediamo alla prossima missione. Convinta. Ciao a tutti.